Attention. Attention. Uno, due jolly. E quattro re. Ok, attenzione. Oh. Uno, due, tre e quattro re e jolly. I re vanno, anzi qui, in tasca e jolly in mano. Attenzione. Al mio tre. Uno, due. Oh. E in tasca. Voilà. Spiegazione. 4 re, 2 jolly. Iniziamo con i jolly in cima. Contiamo 1, diciamo 2 jolly e lasciamo i re insieme. Questo per abituarli al movimento che faremo dopo. E mostriamo così i 4. Quindi ricontiamo i 4 re adesso con un bacolo al primo jolly e il primo re verrà passato sul primo jolly, quindi in questo modo. Da davanti ovviamente non si vedrà nulla. 1, 2, 3, 4, diciamo, e 2 jolly. In realtà è solamente uno perché il secondo è qui sotto. Fatto ciò, quando andiamo in copertina a chiudere, ci facciamo un break all'ultimo jolly, poggiamo sopra e giriamo l'ultimo jolly come se fossero i 4 re. Prendiamo, copriamo lo spessore e mettiamo in tasca. Quindi andrà in tasca la carta. Rimaniamo con questa situazione in mano, per il pubblico due jolly. Cosa facciamo? Break all'ultimo K. E lo giriamo. Ovviamente da davanti saremo coperti. Prendiamo i bordi, giriamo. Mostriamo. E andiamo in posizione come per fare uno snap change. Questo è quello che abbiamo in mano. E qui c'è il quarto re. Quindi si vedono soltanto le due carte che sono i due ipotetici jolly. Andiamo per fare uno snap. Quindi faccia e dorso. Qui la mano sinistra fa questo. Quindi un semplice schiocco. Da così a così. E qua effettuiamo uno snap change, quindi con il pollice spingiamo e il medio porta sotto il jolly e apriamo. Fatto a velocità, ovviamente, siamo così. Questo è il risultato. Quindi combiniamo i due movimenti. Quando andiamo con il re singolo a portarlo con gli altri, cosa succede? La mano sinistra, quando poi scende, carica il jolly e ovviamente con la giusta copertura va in tasca e lo estraiamo insieme all'ultimo jolly. Faccio vedere il passaggio finale al volo. Un jolly qua, siamo così, change, poggiamo il re, quando scendiamo tasca ed estraiamo i due jolly, possiamo finire puliti. Questa era la spiegazione, alla prossima.